Da lunedì gli studenti del campus universitario di Ravenna, come quelli dell'intero Ateneo di Bologna, potranno continuare a seguire le lezioni online grazie alla piattaforma Microsoft Teams. Tutti i computer delle aule di Ravenna sono stati infatti predisposti grazie all'intervento degli informatici del campus per permettere la didattica online. Attraverso il portale gli studenti avranno la possibilità di accedere alle aule virtuali e seguire le lezioni in diretta trasmesse dai docenti, a loro volta collegati ad un computer. L'Università di Bologna, per volere del Rettore, ha appunto messo in atto questa possibilità nel giro di, appunto, durante questa settimana, facendo ovviamente uno sforzo molto grande anche a livello delle sue strutture informatiche, e riuscirà ad essere la prima università in Italia che parte lunedì con tutte queste opportunità di didattica online. E Ravenna farà la stessa cosa, perché tutti i computer di tutte le aule di Ravenna sono già settati per intervento appunto dei nostri informatici qui del campus per permettere la didattica online. I computer sono già predisposti, le aule saranno tutte, come dico, dotate di questi strumenti, e chi negli insegnamenti può cominciare questo tipo di didattica la farà online. Quindi gli studenti potranno accedere alle lezioni semplicemente collegandosi, diciamo, a un portale online? Attraverso il CESIA, che sarebbe la struttura informatica dell'università, tutti gli studenti dell'Università di Bologna ricevono in questi giorni le istruzioni per entrare in questa piattaforma, che è la piattaforma Teams, e appunto avranno l'accesso alle aule virtuali, diciamo così, potendo quindi seguire le lezioni che il docente erogherà dal suo computer. Quindi non sono lezioni registrate, sono lezioni in diretta che verranno erogate dal docente a sua volta collegato al computer, che sarà il computer, diciamo, dell'aula virtuale dove gli studenti entreranno.